Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno». Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro, tuttavia, si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli e tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto. Alleluia, 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 oh, alleluia, 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 oh, 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 alleluia, 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 oh, alleluia. Entriamo insieme nel Vangelo della gioia della notte di Pasqua. La parola sepolcro scandisce per quattro volte il Vangelo della notte pasquale, una parola che ci fa paura, che richiama morte, solitudine, freddo, corruzione, una parola che non pronunciamo volentieri, non fa parte del vocabolario quotidiano. Noi diciamo volentieri le parole di vita. Evitiamo le parole di morte, perché noi siamo fatti per la vita, non per la morte. Ma il Vangelo non sarebbe una buona notizia se descrivesse la vittoria del sepolcro. Invece racconta la vittoria sul sepolcro. Ormai il sepolcro è vuoto, non c'è più il corpo di Gesù. Il sepolcro ha perso, ha vinto la vita. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Le parole dei due uomini alle donne, se sono vere, innescano nella storia una marcia nuova. È possibile vincere la morte. Quella morte che le diverse civiltà rappresentano con immagini terribili, paurose, come quelle del teschio, dello scheletro, della falce. Quella morte non ha più l'ultima parola. La vita vince. Questo è il messaggio gioioso della Pasqua. Quanti sepolcri però rimangono ancora chiusi nel mondo di oggi, anche dopo la risurrezione di Gesù. Ci sono nel mondo i sepolcri pieni di vittime delle guerre, che coinvolgono ancora oggi, direttamente o indirettamente, più di un quarto degli stati del mondo. Ci sono i sepolcri riempiti dagli 870 milioni di affamati e dal 1.600.000.000 di assetati che non hanno accesso al cibo o all'acqua potabile. Ci sono i sepolcri riempiti dalle tante vittime dell'ingiustizia, della violenza, dagli attentati alla vita debole e indifesa, dalle malattie, dagli incidenti. Ma ci sono anche i sepolcri del cuore, quelli che contengono le nostre relazioni spezzate, le amicizie tradite, gli affetti rinnegati,
quelli che racchiudono i deserti della depressione e della povertà interiore. In questo panorama grigio e freddo, dove traspare la luce della Pasqua? Come possiamo permetterci di cantare l'alleluia, di aprire la bocca con inni di gioia, invece di tenerla chiusa, di osservare un silenzio totale? Così scriveva l'indimenticabile vescovo Tonino Bello, morto prematuramente poco più di 20 anni fa, ai suoi fedeli di Molfetta. Coraggio, fratelli, che siete avviliti, stanchi, sottomessi ai potenti che abusano di voi. Coraggio, disoccupati. Coraggio, giovani senza prospettive, amici che la vita ha costretto ad accorciare sogni a lungo cullati. Coraggio, gente solitaria, turba dolente e senza volto. Coraggio, fratelli, che il peccato ha intristito, che la debolezza ha infangato, che la povertà morale ha avvilito. Il Signore è risorto proprio per dirvi che di fronte a chi decide di amare non c'è morte che tenga, non c'è tomba che chiuda, non c'è macigno sepolcrale che non rotoli via. La pietra sul sepolcro di Gesù è rotolata via da sola, perché doveva essere un segno per noi, ma le pietre sui tanti sepolcri del nostro tempo non rotolano via da sole. Occorrono anche le nostre braccia. Saranno più vuoti i sepolcri che ora si riempiono di vittime della guerra, della fame, della sete, degli attentati alla vita, delle malattie, degli incidenti, se i nostri cuori saranno più colmi di amore e di giustizia. L'amore che riempie i cuori è capace di vuotare i sepolcri, anche i sepolcri dei nostri fallimenti nelle relazioni, negli affetti, anche i sepolcri della solitudine e dell'incomprensione saranno più vuoti se i nostri cuori saranno pieni di amore. Perché dove entra l'amore, esce la morte. Buona Pasqua a tutti. Con te.